Venuti qui ad ascoltare questa conferenza stampa che più che altro è un'occasione per fare un po' il punto su quello che è successo nelle scorse giornate e cercare di capire come il movimento NoTav e i proprietari reagiranno rispetto alle ultime azioni che si sono verificate, azioni che si sono rivelate in tutta la loro violenza da parte delle forze dell'ordine, azioni che sicuramente non ci hanno colto impreparati perché siamo abituati, come ci racconteranno successivamente le altre persone che interverranno, a eventi di questo tipo in Val di Susa, purtroppo, dove il diritto da un pezzo non è più rispettato e dove lo Stato molto spesso mostra il suo volto peggiore. Noi ci troviamo in questo momento a pochi passi da quello che non sappiamo ancora se possiamo definire un inizio di cantiere oppure un'area che è stata sottratta con la violenza ai cittadini proprietari che nel 2012 hanno deciso di comprare un metro quadro per ribadire la volontà di difendere il nostro territorio metro per metro, quindi ognuno di noi si è preso la responsabilità di una parte del territorio e di difenderla rispetto a un'azione invasiva e distruttiva, devastante direi, dei cantieri che dovranno sorgere qua nella piana di fronte a Susa, Susa che tra l'altro è la capitale della nostra valle, Susa che ha un passato storico che esige rispetto, che in questo momento non è assolutamente stato concesso da parte delle istituzioni. Noi siamo qui per appunto commentare e dichiarare anche qualche intenzione rispetto al futuro, quindi io darei subito la parola a Doriana Tassotti, che è un esponente del comitato NoTav di Susa e che ci potrà dire meglio nel dettaglio quali siano le condizioni attuali e anche quali siano i timori rispetto a quello che la popolazione di Susa e della valle in generale. Ricordiamo tra l'altro che a Susa c'è un ospedale che negli anni tra l'altro è stato progressivamente indebolito nei suoi servizi essenziali, ci sono degli istituti scolastici, due scuole superiori frequentate da molti ragazzi che nei prossimi giorni potranno subire dei pesanti disagi dal punto di vista proprio della mobilità e hanno anche dei timori rispetto alla linea attuale che trasporta numerosi studenti da e verso la città di Susa. Quindi passo la parola a Doriana Tassotti. Allora, per quanto è avvenuto ci sembri mostruoso, e lo è, io voglio sottolineare che per Susa questo è solo un piccolo, piccolissimo assaggio di quello che potrebbe accadere se il cantiere TAV venisse installato nella piana di Susa. Quello che è avvenuto dopo il blitz violento, illecito della polizia, perché ricordo che quei terreni sono ancora nostri, fino a quando l'ultimo proprietario non verrà convocato e non gli verrà comunicata la presa di possesso da parte di TED, quei terreni sono nostri, quindi siamo stati buttati fuori da casa nostra in modo violento, in modo criminale. Dicevo, è soltanto un piccolo assaggio di quello che aspetta, di quello che accadrà alla città di Susa se dovesse partire quest'opera. Allora, partiamo dalla viabilità. Adesso la viabilità è stravolta, sta portando questa cosa enormi disagi sia ai cittadini di San Giuliano ovviamente, ma anche a quelli di Susa. I cittadini di San Giuliano prima raggiungevano Susa in un secondo perché c'è un chilometro che ci divide, adesso sono costretti ad andare fino al comune di Bussoleno e a tornare a Susa sull'altra statale, quindi devono percorrere circa 12 chilometri. Come diceva Francesca, il problema sono le emergenze, a parte il disagio per chi lavora, per chi va a scuola eccetera, le emergenze, ci risulta che non è stata fatta passare proprio il giorno dopo il blitz una ambulanza che doveva raggiungere velocemente l'ospedale di Susa. Allora mi chiedo se questo è normale in un paese che si dice democratico, ma che evidentemente non lo è. Ecco, partendo dalla viabilità, se il cantiere dovesse partire, la viabilità sarà stravolta in modo ben maggiore, perché a turno le statali verranno chiuse, verrà spostata l'autostrada, verrà soppressa la linea ferroviaria Susa-Bussoleno.
Francesca prima ricordava che Susa è un polo scolastico importante. Ci sono due istituti superiori frequentati da centinaia di ragazzi e ragazze. Nei prossimi anni, se il cantiere dovesse essere installato e la viabilità fosse completamente stravolta, mi chiedo quante famiglie decideranno nuovamente di iscrivere i propri ragazzi nelle nostre scuole superiori, e quindi questo significherà una netta perdita di posti di lavoro per chi lavora in quell'ambito. Ma ci sono altri problemi, ben più grossi forse, non lo so. Il problema dell'acqua. Per stessa missione di Telt ci sarà una perdita d'acqua enorme, centinaia, migliaia di metri cubi di acqua potabile. Quindi già sul versante francese, e questo c'è stato, siamo stati informati di questo proprio dagli attivisti francesi, in particolare da un deputato francese, sul versante francese Telt si sta già organizzando per fornire alla popolazione dei villaggi, dei paesi toccati dai cantieri TAV, di autobotti, perché l'acqua potabile, la quantità di acqua potabile si sta riducendo ed è insufficiente. Per non parlare dell'inquinamento delle falde acquifere, sappiamo benissimo che l'attività di cantiere produce sostanze estremamente inquinanti, estremamente pericolose, fra cui i famosi PFAS. Quindi il problema per la città di Susa è grande. La mia speranza come membro del comitato del NOTAV Susa Monpantero è proprio che questa ennesima prova di prepotenza dittatoriale da parte dello Stato, perché qui è lo Stato che si è mosso a protezione di Telt, faccia aprire gli occhi agli abitanti di Susa, li renda consapevoli che a quest'opera ci si deve opporre. Grazie. Grazie Doriana. Tra l'altro, a proposito del polo scolastico di Susa, evidenzio anche che in questi giorni si sta valutando un'ipotesi di accorpamento degli istituti, che sarebbe ulteriormente deleteria. Questo rende ancora di più l'idea di come si stia progressivamente sottraendo servizi a questa parte di territorio. Quindi immaginate, tra le difficoltà di mobilità, tra le difficoltà di appunto raggiungere i due plessi scolastici, l'ipotesi di accorpamento comporterà sicuramente un impoverimento anche dell'offerta scolastica, oltre a tutti i problemi legati anche al discorso che faceva Doriana sull'emergenza sanitaria, tra l'altro che stiamo subendo da diversi anni come conseguenze dei tagli che ci si sono verificati a livello regionale. Adesso darei la parola a un comproprietario, tra l'altro io evidenzio che anch'io sono qui in qualità di proprietaria di un metro quadro di terreno, convocata questa mattina per le ore 12.30, e non so ancora se entrerò o no, perché come vi spiegherà anche la persona che sta per intervenire, il movimento ha discusso lungamente rispetto alle modalità con cui affrontare questa non possiamo neanche definire procedura. Quindi passo la parola a Giorgio Vair, che oltre a essere un proprietario di una porzione di questo terreno è anche un ex amministratore della Val di Susa, quindi da sempre molto attivo all'interno del movimento NOTAV. Sì, buongiorno a tutti. Provo a trattare un paio di temi emersi, in particolare ieri sera c'è stato un coordinamento del movimento in seguito appunto agli eventi della notte tra domenica e lunedì, e anche per valutare quali erano le possibilità di interferire con le operazioni Telt. Aspettiamo un attimo magari che passi l'elicottero. Ma innanzitutto il movimento è qui per denunciare con forza questo ennesimo sopruso perpetrato dallo Stato, come diceva Francesca prima, giudicato illegittimo e abusivo e anche esagerato. Dico esagerato perché in quella notte, senza che ci fossero resistenze particolari, sono stati lanciati
centinaia di lacrimogeni, di cui tra l'altro una quarantina, c'è pure una foto su un giornale locale, una quarantina sono finiti in un giardino privato, in una casa di un abitante della frazione, vicino alla sua autovettura, poteva anche prendere fuoco l'autovettura. Quindi sono operazioni che probabilmente non sono né preordinate puntualmente né controllate da chi comanda la piazza in quel momento. Diciamo che c'è libero sfogo a delle cose che abbiamo già visto purtroppo in quel di Venaus nel 2005, nel 2011-12 alla Maddalena e in ultimo solo qualche anno fa a San Didero, dove in una manifestazione fatta il giorno successivo le forze dell'ordine hanno inseguito i manifestanti che stavano manifestando legittimamente su una statale fino al centro di San Didero, anche lì sparando lacrimogeni all'interno delle abitazioni. Sono cose che insomma non stanno né in cielo né in terra, per carità, ce ne stanno di peggio veramente in questo momento, vediamo per televisione, ma ci sembrano proprio spropositate e ingiustificate. C'è un video tra l'altro che potete cercare su internet che fa vedere proprio il lancio di lacrimogeni ad altezza Duomo ed è un miracolo che quella notte lì non sia successo quanto era successo già in Valclarea eccetera, dove c'è chi ha perso un occhio, chi ha avuto la faccia rovinata eccetera. Non si spiega perché, e non lo dico solo io, lo dice anche un comunicato delle due unioni montane che dice che questa azione è stata perpetrata senza avvisare in primo luogo gli amministratori locali, ma io dico anche i proprietari dei terreni. Io quella notte ero lì, poi sono andato via prima perché il giorno dopo dovevo recarmi a Torino per una visita, non ero più presente quando c'è stato l'arco dei lacrimogeni, meno male, ho problemi di vista. Comunque non mi è stato notificato alcunché che avrebbero proceduto allo sgombero quella notte e che io quella notte mi sarei dovuto allontanare. Se qualcuno mi avvisava, probabilmente se qualcuno avvisava tutti quelli lì, magari no, magari sì, ma prima il potere, chi gestisce l'interesse pubblico dovrebbe rispettare le regole e avrebbe dovuto predisporre un avviso, avvisare chi era all'interno di, non è stato proprio fatto alcunché per avvisare i presenti, allontanatevi che noi prendiamo possesso lì, fermo restando il fatto che prendere possesso prima di aver espletato le procedure burocratiche previste dalla legge è un abuso di potere bello e buono. Tra l'altro, visto che sono proprietario, il governo Meloni, gli esponenti del governo Meloni dicono la proprietà privata è sacra. Beh, è sacra solo per loro, per quanto riguarda la nostra non è sacra proprio per niente, perché ce la calpestano alla grande. Ieri sera poi ci siamo un po' interrogati perché avevamo ipotizzato di portare avanti anche una procedura come quella che abbiamo organizzato a Chiomonte per assistere i privati sia con supporto tecnico che con supporto logistico, consulenze, preparazione di documenti, per accedere e far verbalizzare quanto dovuto in sede di stato, cioè di verifica dello stato di consistenza dei terreni. Ieri sera abbiamo preso atto che tutta questa nostra macchina è stata di fatto vanificata e viene di fatto impedita da come è stato predisposto anche tutto il confinamento del terreno. Per di più, dico io, sembrano delle vere forche caudine a cui i proprietari dovrebbero sottoporsi per poter arrivare lì, quindi non sarebbe più un libero accesso dove uno va liberamente e tranquillamente a fare valere le proprie ragioni, ma diciamo un'intimidazione bella e buona per chi deve recarsi lì. Quindi come movimento, anche appunto non più nella possibilità di fare quanto avevamo, suggeriamo ai proprietari di non sottoporsi a questa vessazione e di non presentarsi al momento della chiamata di TELT. Questo non vuol dire che rinunciamo a controllare e verificare la procedura, tant'è che si è anche stabilito che una delegazione
di proprietari notav che magari conoscano di più i luoghi e che abbiano già visto come erano prima, eccetera, possano recarsi sul posto. È già stato fatto, uno di noi è già andato stamattina accompagnato da un tecnico per fare le verifiche, per far realizzare questi soprusi e queste cose ingiuste. Guardavo solo perché mi ero fatto degli appunti. Sì, siamo qui, e poi magari lo cita chi parla anche dopo di me, siamo qui oltre per fare questa denuncia, collegandomi a quanto diceva Doriana, per stigmatizzare il fatto che sia stato previsto un blocco di questo genere alla viabilità e alla fruibilità del territorio da parte dei residenti, ma anche da parte di tutti i pendolari, da chi utilizza le statali, da chi deve spostarsi su e giù per la valle, perché non c'è il lavoro a Susa e la residenza a Susa, ma ci si sposta avanti e indietro. Che sia stato messo in piedi un meccanismo così ci sembra esagerato e voler dire esasperare la situazione. Purtroppo questo è proprio solo una piccola cartina di tornasole su quello che capiterà, perché quando ci sarà un vero e proprio presa di possesso di tutte le aree per attivare il cantiere, credo che i disagi saranno esagerati. Mi fermo poi se ci saranno delle domande dopo. Prima di dare la parola ad Alice Scavone, che fa parte del Comitato Lotta Popolare di Bussoleno, vorrei ricordare che tra i proprietari c'era anche Alberto Perino, che ci ha lasciato il 4 ottobre e che ricorderemo domenica. Ma io sarò molto breve in verità, perché penso che già tutto sia stato detto. Mi preme sottolineare che il rifiuto del movimento di sottostare a questa procedura ormai farlocca e decisamente illegale e illegittima non vuol dire, questo non comporterà il silenzio del movimento, sia ben chiaro. Quello che abbiamo deciso ieri in sede di coordinamento è che lanceremo da oggi fino alla fine delle procedure di esproprio una mobilitazione permanente che comincerà da questo luogo, da questo gazebo informativo e comunque che abbiamo rimesso su dopo quello che è successo l'altra notte. Quindi tutti i giorni alle 18:30 noi saremo qui per tenere d'occhio quello che accade a pochi metri da qua, per stare vicino alla delegazione che continuerà a fare diciamo opera di controllo rispetto alle operazioni, e soprattutto lanciando un appuntamento per sabato pomeriggio alle 3 a Susa, partendo da Piazza del Sole, abbiamo detto, e facendo appunto una passeggiata, una manifestazione popolare proprio alla stazione, concentramento alla stazione, una marcia popolare interna a Susa proprio per sottolineare tutti i disagi, come hanno già esposto le persone prima di me, in primis quella dell'apertura della statale, che assolutamente non serve a niente se non a recare disagio, se non a dare la responsabilità di questa cosa ad altri, e ovviamente poi domenica alle 14 al Palano TAV di Bussoleno per ricordare Alberto, proprio nel giorno in cui lui era stato convocato da TELT per venire a fare questa procedura. Quindi ripeto, noi saremo qua dalle 18:30 tutti i giorni fino alla fine delle procedure di esproprio, e questo sarà il nostro modo per rispondere all'ennesima schifezza che hanno fatto. Ho dimenticato solo una cosa prima, perché poi abbiamo sentito già magari anche delle dichiarazioni che dicono ma tutto succede sempre perché ci sono i notav. Beh, notav o non notav, io sono un proprietario, ho ricevuto ai primi di luglio la convocazione con la piantina illustrativa di dove sarei dovuto recarmi, o arrivando a piedi o arrivando in macchina. Quindi la chiusura delle strade era preordinata e predeterminata
da luglio, sia da TELT che dalla Questura e da quant'altri, perché su questa mappa ci sono proprio i tracciati, se poi volete li potete fotografare, dove arrivando a piedi, sarei dovuto arrivare a piedi dall'inizio di questa strada e andare giù, e arrivando con l'auto sarei dovuto arrivare dall'autostrada, ma tutta una serie di bretelle dello svincolo erano già chiuse e dovevo finire lì nel piazzale Sitaf, da altre parti non potevo andare. Quindi non si venga a dire che è stato fatto perché c'era qualcuno che presidiava lì in quella notte, ma è stato fatto perché era già deciso 2 mesi prima. Pure mi sembra che qualcuno l'abbia detto ieri sera in un consiglio comunale che questa cosa è stata fatta per colpa dei notav, come sempre. Parlando di amministratori, spero ci siano ancora, abbiamo un consigliere comunale di opposizione di Giaglione, che se vuole intervenire Franco Olivero Fugere, e poi laggiù in fondo vedo nascosto il sindaco di Monpantero Davide Gastaldo, anche se avessero voglia di dire 2 parole rispetto ai disagi che gli abitanti dei 2 comuni subiranno, stanno subendo, e a Giaglione già sappiamo che da qualche tempo c'è una parte di cantiere. Davide. Se riesco a parlare. No, come amministratori noi abbiamo... riscontriamo che c'è molta poca attenzione, molto poco rispetto per la Valle di Susa, non solo per quest'opera. Pensiamo alla ferrovia, all'autostrada, al dimensionamento scolastico che si stava tentando. Questo è un ennesimo, scusatemi, è un'ennesima prova del poco rispetto. Quindi come amministratori questa è la prima cosa che chiediamo, abbiamo fatto anche un comunicato tra congiunto con l'Alta Valle, che non capita sempre, è uscito ieri, dove si lamenta il fatto che non ci sia neanche la comunicazione, non si dica né a voi proprietari, né a noi amministratori, né agli utenti delle strade, delle ferrovie, e si chiuda tutto. Questo non è tollerabile a livello più generale. Più in dettaglio, io lamento il fatto che ancora adesso non so nulla. Io ho letto delle dichiarazioni di diversi amministratori che dicono cose diverse, non so se riaprirà domani per i residenti, o il 16, o mai, se ci sarà il fortino per sempre, se non ci sarà. E questa mancanza di comunicazione è di nuovo irrispettosa. Secondo me la nostra valle merita perlomeno più rispetto, al di là delle posizioni sui singoli temi. Questo come amministratore. Come privato, visto che sono anche un privato, sono bene o male vicino al movimento da tanto tempo, le mie posizioni le abbiamo scritte in un articolo di Alpinismo Molotov, se volete leggervelo. Siamo in un momento in cui la narrazione e quindi anche le cose che accadono sta cambiando in maniera molto forte. Noi in quell'articolo facciamo un parallelismo con Gaza, ovviamente qui non si muore, non si sono altre cose, ma quel tipo di politica, quel tipo di narrazione, il fatto che la forza vince e basta, mi pare che in Italia stia prendendo, sia dal punto di vista legale sia dal punto di vista fattuale, sta prendendo molto la mano ovunque, e questo è un ennesimo segnale di questa cosa. Grazie Davide. Franco. Con oltre al cantiere, oltre al presidio di Susa, sono già stati recintati, chiusi e espropriati i presidi di San Didero, dove davanti all'autoporto che stanno costruendo. Per quello che riguarda invece Giaglione, anche nel territorio di Giaglione c'è una parte di cantiere che oltre a Chiomonte si è allargato fino a Giaglione, e anche a Giaglione, nella borgata Clarea, c'è il nostro presidio dei mulini, che è stato anche quello blindato e chiuso dopo un disboscamento selvaggio di tutto il terreno che aveva intorno. Sono rimasti 2 o 3 edifici e poca roba. Quindi volevo sottolineare il fatto che i cantieri TAV sono presenti in tutta la valle. Ora ci troviamo di fronte a questo ultimo, a queste ultime nefandezze, però anche dalle altre parti continueremo ad esserci e a resistere. Bene, ci sono domande? Niente, siamo stati
chiari. Una domanda io però, non lo so se sia vero, stavano, da qualche parte l'ho letto questa notte, perché di notte si leggono le cose, dovrebbero far passare l'autoambulanza che non passa da San Giuliano, da dove ci sono gli anziani, ma soprattutto dovrebbero far passare il servizio dei ragazzi delle scuole. Ora credo che in questo momento, con tutto quello che i nostri ragazzi, i nostri bambini vedono di guerra attorno, anche se non abituiamo gli occhi a questo, forse è meglio. Perché mi sembra addirittura una forzatura far passare dei bambini da quelle parti in mezzo a tutta questa cosa che noi non approviamo. E non so se sia vero, ma se è vero mi sembra un'altra forzatura in più sulle generazioni che vengono di abituarsi, perché il problema non è vedere, di abituarsi a questo stato di cose. Noi non ci abituiamo, tanto più io faccio. Certo. Grazie Gabriella. Allora, non è una critica ma è un suggerimento. Secondo me stamattina qui dovrebbero esserci molte più persone, ma anche molti più organi di informazione. Come si sta muovendo il comitato, i cittadini che sono contrari a questo scempio nel rapporto con i mass media, con l'informazione, perché è assurdo che in Italia sia stato perpetrato l'ennesimo abuso e siamo qui poche persone, a livello nazionale non se ne parla. Allora, devo dire che io di informazione ne vedo abbastanza, anche se ci sono giornalisti che ci stanno seguendo negli anni e quindi non mi stupisco di vedere qui. Abbiamo un problema chiaramente rispetto al tema dell'informazione e lo si vede anche leggendo gli articoli che sono usciti, non solo negli ultimi giorni ma direi in generale in questi anni, la narrazione che si fa rispetto alle ragioni del movimento No TAV è una narrazione indegna di una informazione di un paese civile, a parte, ripeto, alcuni giornalisti che hanno ben compreso quali siano le modalità di azione e le ragioni del movimento No TAV. Noi cerchiamo il più possibile di parlare direttamente con i cittadini ed è quello che faremo anche nei prossimi giorni, come anche il cane ce l'ha con noi. Che faremo anche nei prossimi giorni cercando di far capire anche a tutti coloro che in questi anni hanno guardato un po' distrattamente, se non proprio in modo, insomma, non dico astioso, ma con un po' di diffidenza al movimento No TAV, che qui non parliamo più solo, tra virgolette, di TAV, qui parliamo di diritti, parliamo della vivibilità di una valle, parliamo di una città che è assediata come credo non sia mai stata nella storia, che sta subendo un'invasione di una violenza inaudita. Quindi questo dovrebbero capirlo tutti, si TAV, no TAV, indifferenti al TAV. Sull'informazione noi cerchiamo di fare tutto il possibile da sempre, cerchiamo di fare dalle azioni, diciamo, di manifestazione, dalle azioni di presidio davanti alle istituzioni, presidio davanti ai cantieri, presenza costante. Dopodiché il problema dell'informazione nel nostro paese non riguarda solo noi, lo sappiamo bene. Quindi cercheremo anche di riorganizzarci, perché il movimento ha attraversato un momento difficile, perdendo anche delle persone capaci che sono state un punto di riferimento in questi anni. Non parlo solo di Alberto, parlo anche di altre persone. Ricordiamo che abbiamo ancora Nicoletta Dosio ai domiciliari, cioè io su questo non voglio neanche più commentare quello che sta succedendo a Nicoletta in questi anni. E quindi noi faremo tutto il possibile per parlare direttamente con i cittadini. Se poi troviamo ovviamente da parte dell'informazione un'attenzione, una correttezza, noi siamo disponibili assolutamente al dialogo, a dare tutte le informazioni che abbiamo e a mantenere un contatto costante rispetto alle iniziative che verranno intraprese. Sì, ribadisco che, come ha detto Francesca, in 30 anni di lotta il punto sull'informazione è stato sempre un punto dolente. Mi dispiace, ma devo dire che esattamente di un giorno fa il servizio del TG3 Piemonte regionale, di cui ho visto prima una giornalista presente, ha fatto un servizio inaccettabile. Perché come al solito quello che viene narrato di queste vicende è rovesciato, nel senso che il TG3 Piemonte ha detto letteralmente che la polizia è intervenuta per sedare un momento di guerriglia che era partito dal presidio No TAV. Perché ci sono i giornalisti qui?
perché è successo qualcosa di violento. Mi dispiace dirlo, ma è così. Tutte le volte invece che avrebbero dovuto esserci per seguire quello che veniva fatto, la nostra resistenza, il nostro organizzarci al di là delle nostre vite private, perché questa storia ci ha portato via tanto delle nostre vite private, questi giornalisti dov'erano? Non c'erano. Perché a qualcuno fa comodo raccontare la resistenza no-TAV come resistenza violenta. Quindi il punto, il nodo informativo è veramente qualcosa di pesante. Noi facciamo di tutto per far arrivare l'informazione, soprattutto come diceva Francesca, ai cittadini. Non è facile, perché dall'altra parte esistono mezzi potentissimi, come ci sono mezzi potentissimi militari contro i quali non possiamo nulla. L'informazione gioca purtroppo un ruolo determinante. Ci sono giornalisti onesti, ci sono giornalisti che seguono quello che gli viene detto di fare. Grazie. No, sull'informazione non c'è molto più da aggiungere. Per quanto riguarda le iniziative, credo che il movimento abbia dimostrato in tutti questi anni notevole verve organizzativa e anche molta fantasia, quindi con la fantasia che ci contraddistingue manterremo alta l'attenzione e sono già state annunciate appunto due iniziative per sabato e domenica. Nel frattempo avremo l'onere anche di dare quel minimo di supporto a chi vorrà entrare nel nostro terreno. e quindi diciamo che in prima battuta è quello. Certamente, come dicevano quelli che sono intervenuti prima di me, il problema dell'informazione è sempre stato una nota dolente e non ci ha mai giocato a favore da nessuna parte, ad eccezione dei giornali locali e solo quelli. Perché per quanto riguarda diciamo, le iniziative per far capire le motivazioni che stanno alla base del movimento di contrasto a quest'opera, giudicata ovviamente inutile, dannosa, fuori ormai dai tempi e dalle prospettive di sviluppo nazionali, europee e mondiali, di iniziative ne abbiamo fatte tantissime, ne facciamo tantissime, dalle serate informative, dalle riunioni con i tecnici e con gli amministratori, quindi di cose sono state fatte e sono state fatte anche delle cose per informare la popolazione terra a terra e quotidianamente. Nei presidi venivano organizzati dei punti informativi localizzati a San Didero, a Susa, a Giaglione, a Chiomonte, e in quei presidi venivano anche organizzate delle iniziative che in qualche modo potevano anche non solo informare, ma anche cercare di fare le cose un pochino più a cuor leggero, quindi dalle cose conviviali al divertimento. C'erano diverse cose, ad esempio a San Didero l'abbiamo dovute raccogliere per dimostrare a chi ci ha sequestrato il coso che non eravamo lì per fare chissà cosa, ma stavamo, per dire, informando la popolazione, ma avevamo fatto anche delle iniziative culturali, sociali, ricreative e quant'altro. Ma nel giro di 2 anni abbiamo fatto un elenco che superava le 60-70 iniziative fatte puntualmente lì, che poi siano passate, saranno passate a livello locale su alcune cose, ma diversamente no. Quindi diciamo che il movimento notava, fa notizie bomba solo quando dice è successo qualcosa di violento, sono stati loro, altro niente, ed è una narrazione che ovviamente ci danneggia al massimo e che è fatta apposta per allontanare le persone meno attente dal movimento. Mi prendo un piccolo spazio solo per dire, a proposito di Susa, che come comitato cercheremo di far chiedere alla minoranza un consiglio comunale aperto dove finalmente ci si possa confrontare amministrazione e cittadini su questo problema. L'amministrazione ha sempre glissato. Si è sempre dichiarata oltre, perché è un progetto voluto dallo Stato e quindi non intendono prendere posizione su questa cosa. Adesso, di fronte al fastidio, al disagio, alla rabbia dei cittadini, si dicono
sconcertati, ma è un po' tardi. Quello che è importante invece ed è una cosa che noi chiediamo all'amministrazione da 2 anni, un confronto insieme a loro con i cittadini per informarli, quindi tenteremo in qualsiasi modo, lecito ovviamente, di fare in modo che si arrivi ad un consiglio comunale aperto o comunque ad un incontro dove sia presente l'amministrazione di Susa, che possa incontrare i propri cittadini e informarli su quello che sta accadendo. Ci sono altre domande? Approfitto del microfono per chiedere se Mario Cavarni è ancora tra noi. No, vero, è andato via? Lui stamattina è entrato. Aveva altri problemi. Niente, come non detto. Se non ci sono altre domande, direi che possiamo chiudere. Vi ringrazio ancora per essere venuti e ci vedremo, spero, prossimamente per altre iniziative.